Passiamo la parola a Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Lega Ambiente. A Edoardo Zanchini io vorrei chiedere, Lega Ambiente, la battaglia sul consumo del suolo è una battaglia storica degli ambientalisti in Italia e in special modo di Lega Ambiente. Lega Ambiente non perde occasione, diciamo giustamente dal mio punto di vista, di incalzare la politica su queste questioni con parecchio equilibrio. Voglio ricordare che 6 o 7 anni fa, per esempio, tra l'ANCE e Lega Ambiente era, se non sbaglio, una guerra senza esclusione di colpi. Bene, l'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha rivisto alcune sue politiche e adesso tra l'ANCE e Lega Ambiente c'è una discussione, c'è un confronto sostanzialmente, che è una cosa molto interessante dal mio punto di vista, specialmente ai giornalisti. Bene, a Edoardo Zanchini volevo chiedere, c'è questo strumento che abbiamo visto che è stato messo a punto da ISPRA, che dà dei numeri. Ecco, Lega Ambiente, come immagina di usare questa tipologia di strumenti? Sì, buongiorno. Ma io credo che questo strumento, ma in generale questo progetto, sia molto interessante perché ci permette di avere ancora altri strumenti per fare pressione rispetto a questo tema. Insomma, noi ambientalisti ce lo dobbiamo ricordare, insomma, c'è Riccardo Picciafuoco, sappiamo il paesaggio accanto a me. 10 anni fa questo tema non esisteva praticamente nel vocabolario, non esisteva neanche all'attenzione pubblica. Oggi siamo riusciti a farlo diventare un tema di cui si occupa la politica a tutti i livelli. Dobbiamo farlo diventare però anche un cambiamento, cioè un fattore di cambiamento. Poi questo strumento messo a disposizione è molto utile per far capire l'impatto che ha il consumo di suolo, non solo poi sui suoli, ma a 360 gradi, come raccontava prima Munafò, su quello che è il clima, la biodiversità, il carbonio, tutto quanto. Ora però dobbiamo fare un passo in più, anche perché altrimenti il rischio qual è? Che se non cambiamo strada succede quello che veniva raccontato prima, cioè quel processo di progressiva trasformazione dei suoli, a Roma come in tutta Italia. In realtà i dati che ci ha fatto vedere Munafò sono dati di una crisi del paese e a Roma delle costruzioni. Non ce lo dimentichiamo, oggi il consumo di suolo è fermo perché è fermo il mercato. Noi abbiamo fatto uno studio nel 2011 che raccontava il consumo di suolo avvenuto dal 1993 al 2008 e poi le previsioni di piano. Bene, tra il 93 e il 2008, cioè in 15 anni, a Roma si sono trasformati qualcosa come 4.800 ettari, 400 a Fiumicino, quindi diciamo un qualcosa di molto rilevante, nel senso che sono cambiati veramente i connotati della città in quei 15 anni, in cui sicuramente la città è cresciuta in termini di ricchezza. Quella è la città di Roma dal 93 al 2008 è diventata più ricca. Il problema è che era quel modello di PIL sbagliato, costruito su un peso del mattone preponderante, la cui eredità qual è oggi? Case vuote e persone in cerca di casa che non riescono a trovare per ragioni appunto di reddito, di possibilità, per la scarsità di case a prezzi accessibili, di edilizia popolare. E intanto centinaia di migliaia di case vuote. Questa è la situazione in tutta Italia, ma in particolare a Roma. Ed è il dramma della città che viviamo oggi, perché si vive male in questa città anche perché il tema della casa è un dramma per centinaia di migliaia di persone. Allora, qui c'è un problema in cui bisogna in qualche modo guardare al futuro per dare risposta a questa domanda di casa, sapendo che ci sono migliaia di case vuote, e poi fermare il consumo di suolo. Perché noi siamo più preoccupati di quel dato che ci faceva vedere Munafò? Perché in realtà il piano regolatore di Roma prevede di trasformare a edificabili qualcosa come 6.700 ettari, mettendoci dentro tutto ovviamente, perché in questi quartieri ci sta anche un po' di verde. Però stiamo parlando di altri 6.700 ettari, che se uno pensa a questa città oggi, questa città non ha bisogno di trasformare 6.700 ettari che oggi sono agricoli o sono boschi o sono macchia mediterranea o sono insomma biodiversità. 6.700 ettari. Per cui
se devo guardare al futuro, quello che noi chiediamo è che si intervenga sul piano regolatore per togliere queste previsioni di ulteriore trasformazione di suoli, altrimenti, come dire, il mercato, se riparte anche piano, andrà a chiedere l'edificabilità di quei terreni, perché sono previsioni legittime di piano, sono villette, palazzi, centralità, centri commerciali, tutto quello che sappiamo, per cui dobbiamo cambiare strada. Questa è la prima, in qualche modo, richiesta che facciamo. La seconda è quella invece di mettersi a riqualificare sul serio la città esistente. Noi abbiamo bisogno di trasformare Roma in una città in cui ci si muova in maniera, appunto, possibile per persone, non con il dramma, appunto, che è la mobilità urbana. Prima, appunto, Picciafuoco mi raccontava la sua esperienza oggi con la metropolitana, insomma, drammatica, da città incivile, e quindi investire nelle metropolitane, nei tram, nel trasporto pubblico, e in quei nodi invece dare risposta alla domanda di casa, anche demolendo e ricostruendo, anche densificando, ma in quei nodi, come si fa in una città civile, in modo che si salvaguardi il resto della città. Noi abbiamo una straordinaria fortuna a Roma, che non ha nessun'altra grande città europea o neanche italiana: l'agro romano e la biodiversità agricola e naturale. Quella non va più toccata, dobbiamo ripensare la città negli spazi esistenti, e poi non dobbiamo fare errori. Lo dico facendo un appello a Pinuccio Montanari, in quanto assessore comunale a Roma, ma noi la stessa battaglia l'abbiamo cominciato a fare con, appunto, anche l'assessore, con il sindaco Montino di Fiumicino e con il presidente della regione. È stato presentato qualche giorno fa il progetto di quarta pista a Fiumicino con un nuovo terminal che prevede l'occupazione per il terminal e per la quarta pista di 500 ettari, è 6 volte Villa Borghese. Quando parliamo di consumo di suolo, parliamo anche di questo, tra l'altro di un'opera che non serve a niente, perché Roma ha già 3 piste che funzionano male per disorganizzazione e che possono essere cambiate e migliorate. In più abbiamo appena investito per fare un terminal nuovo, dobbiamo farne uno completamente spostato in mezzo alla zona, tra l'altro, della riserva del litorale, in un'area agricola. Ecco, queste sono decisioni che bisogna prendere, perché poi il punto è che oggi bisogna avere in qualche modo il coraggio di cambiare. Chiudo, appunto, dicendo che questo ovviamente è quello che cerchiamo di fare noi come Lega Ambiente, ma insieme anche a Salviamo il Paesaggio. Dobbiamo spingere perché ci sia un cambiamento rispetto a queste politiche, che sono eredità del passato, ma che se non si fermano continueranno a fare danni, e ovviamente strumenti come questo sono molto utili per monitorare la situazione. Grazie. Ecco, grazie Zanchini. Una domanda volevo farle. A Zanchini? Ah, prego, prego. No, allora volevo dire che certamente l'obiettivo nostro va nella direzione che lei ha indicato, assolutamente, sia in termini di assoluta riduzione del consumo di suolo, quindi su questo siamo, diciamo, molto determinati, e non solo, sia rispetto a Ciampino che a Fiumicino, cioè l'orientamento che lei ha indicato è assolutamente, appunto, condivisibile. Anche recentemente, anche su Ciampino, abbiamo appena espresso una posizione molto chiara come amministrazione, appunto, comunale di Roma. E tra l'altro ribadisco anche il concetto, quando io dico, appunto, costruire sul costruito, dico proprio che la città deve essere riqualificata, perché il vero problema è anche rimettere in moto l'economia, ha senso, ma ha senso farlo senza consumare ulteriore suolo, quindi assolutamente andando a riqualificare tutto quello che può essere oggi oggetto di riqualificazione. Quindi il nostro impegno, soprattutto nella tutela dell'agro romano, è un impegno molto forte, sia dal punto di vista della Giunta che dell'amministrazione e dell'Assemblea Capitolina. Grazie mille. Una questione volevo chiedere. L'assessore Montanari deve allontanarsi? Deve allontanarsi? Allora salutiamo l'assessore Montanari, la ringraziamo per il suo intervento. Allora volevo chiedere a Zanchini, in sostanza, su Roma, la
priorità, cioè la prima cosa che Legambiente su Roma per la questione consumo di suolo mette all'ordine del giorno, qual è? Qual è la prima questione all'ordine del giorno su Roma per Legambiente? Ma direi la mobilità, cioè la mobilità urbana va completamente ripensata, perché oggi a Roma è una delle condizioni di difficoltà della vita delle persone, cioè il tempo che si passa per doversi spostare sui mezzi pubblici, ma soprattutto sui mezzi privati, è un dramma che vivono le persone, che ha un peso anche rilevante sulla spesa delle famiglie, perché appunto essere costretti a avere l'assicurazione, a dover pagare appunto un'auto come un motorino, è qualcosa che pesa oggi molto sulle famiglie, per cui se c'è una priorità è sicuramente quella della mobilità urbana, poi ce ne sarebbero molte altre, ma insomma.